Come al solito, su questa pagina tocchiamo temi molto, ma molto importanti. Ed è per questo che oggi vi dico come si dice in inglese stendino. Avete presente lo stand di biancheria? Quando fate una lavatrice dovete asciugarli i vestiti, li mettete sullo stendino. Io lo chiamo stendino, per capirci. Questa cosa qua. Stendino in inglese si dice drying rack. Drying rack. Praticamente drying vuol dire rack, ci siamo capiti, drying rack. Un padrone di casa cerca di affittare una casa a qualcuno e gliela sta facendo vedere e dice there's also a balcony with a drying rack, quindi c'è anche un balcone, un poggiolo, con un drying rack, con un stand di biancheria. Una madre per esempio potrebbe essere arrabbiata con il proprio figlio 27enne che vive ancora in casa. E potrebbe dirgli, hang your clothes on the drying rack, you've left them in the washing machine for too long. Quindi, prendi i tuoi vestiti e mettili sullo stendino. Scusa, non puoi lasciarli nella lavatrice così tanto. Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale. Stavo pensando, secondo voi, riesco a mettermi tutti quei vestiti addosso? Devo fare la pipì.